Eccoci, siamo amici tuoi e io sono Peter Ray. Eccoli che ci assalgono. Altro Gundam che ho nella mia collezione è il Gundam cosiddetto standard, ed è molto molto bello perché è abbastanza giocabile. Oddio, non è che si muova chissà cosa, però insomma le braccia, come vedete, riescono ad andare in su, oltre che naturalmente muoversi così. I gomiti purtroppo non si piegano, anche se ci sarebbe il meccanismo, vedete, stampato, ma purtroppo non si muovono. La testa si muove e le ginocchia si piegano, non tantissimo, ma si piegano un po'. Anche questo giocattolo ha il sistema di scorrimento dietro, vedete le rotelle qua e anche qua. Quindi si appoggia e può andare in giro, come se fosse una macchinina. In dotazione ha uno scudo e la spada che si può mettere al posto della mano, e un piccolo bazooka che si può mettere solamente qui, non può essere messo da nessun'altra parte. Anche questo naturalmente sparante. Tutto qui, questo è il Gundam standard. E diciamo che questo è il Gundam che io ho avuto da piccolo, quindi è quello a cui sono più affezionato, quello con cui ho giocato di più. Infatti il mio si è disintegrato a forza di giocarci, per fortuna sono riuscito a trovarne un altro in condizioni discrete. E naturalmente, come ho detto, c'è anche lo scudo in dotazione. E basta, è tutto qui. Niente di che, sono giocattoli. I giocattoli sono molto semplici. Ed è la loro prerogativa. Semplici e robusti. Ed ecco il Guntank. Il Guntank è il modello più semplice di tutti. Sì, perché l'unica cosa che si muovono nel Guntank sono le braccia che fanno questo movimento, nient'altro, hanno solamente questo movimento qui. Il busto è completamente in ferro e tutto il resto è in plastica. Ha due congegni di sparo, ovvero sia lanciamissili, nel busto e nel cingolato. Il cingolato non cingola, i cingoli sono finti, sono di plastica, però sotto ha quattro rotelline per lo scorrimento. Si può sganciare in questa maniera e grazie a queste quattro rotelline dietro può anche andare così, può scorrere così. Ecco fatto, questo è il Guntank. Molto semplice e un piccolo gioiellino, bisogna dire che è veramente, veramente molto carino. E passiamo al Guncannone. Il Guncannone ha qualche cosa in più del Guntank. Innanzitutto ha lo stesso movimento di braccia, ovvero sia fanno i 360 gradi. Inoltre può piegare anche le ginocchia. È anche un angolo abbastanza buono. Da notare che all'interno le gambe sono vuote, esattamente come le braccia. Diciamo che hanno risparmiato un po' sulla plastica. Nonostante questo, sono comunque robuste. Anche il Guncannone ha il busto completamente di ferro. Tutto il resto è plastica. Anche il Guncannone può scorrere grazie alle rotelline che ha nel backpack.
Inoltre ha un sistema di sparo all'interno del busto, esattamente come il Gundtank. Ma, a differenza del Gundtank, il Gun-cannone non ha i missili piccolini. Ha solo due missili grandi, che, volendo, naturalmente si inserisce qua, però non è che stia granché bene. No. E questo missile grande però non è per questo sistema di sparo, bensì per questo. Questo è un cannone in dotazione al Gun-cannon. E si mette al posto della mano. Praticamente la mano viene tolta e al suo posto viene inserito questo. Sì, non è che sia proprio il massimo, però è un sistema di sparo, cioè un cannone che si attacca alla mano, alla spalla, al braccio. Ha un altro gadget ancora, che sarebbe il fucile. Il fucile con la mano attaccata. Con la mano attaccata, quindi vuol dire che basta staccare la mano, in questo caso il cannone, metterci la mano col fucile attaccato, ed ecco che il nostro Gun Cannon ha il fucile, un po' come nel cartone animato. Per il resto niente da segnalare, se non che anche questo è un piccolo gioiellino. Piccolo gioiellino che, assieme al Gundtank, fanno veramente due giocattolini bellissimi, molto molto belli. Ma ora veniamo al nostro protagonista, ovvero sia il Gundam. 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 Ecco qui il nostro Gundam. Allora, il Gundam è esattamente come gli altri, ovvero sia ha il busto completamente in metallo. Da notare che il busto del Gundam, del Gun cannone e del Gun tank sono identici. Sono identici, colorati diversamente, ma sono identici. Quindi è un pezzo unico, diciamo. Infatti anche il backpack, a parte quello di Gundam, che è diverso perché ha un'attaccatura sola, sono molto simili. Questi due sono praticamente identici. Questo invece è leggermente più piccolo. Ok, ma torniamo al Gundam. Il Gundam ha due sistemi di sparo. Allora, il primo è nel busto, esattamente come gli altri. L'altro invece è nello scudo. Lo scudo che non è vuoto, ma è bensì è pieno. Vedete? E il sistema di sparo, ovviamente, è questo qua. Anche il Gundam può piegare le ginocchia. E, cosa un po' particolare, non so se lo notate, ha gli speroni. Questo, diciamo che è una licenza creativa fatta dalla Orion, perché Gundam, che io sappia, non ha gli speroni. Un'altra cosa che non ho detto sul Gun cannone è che le gambe si possono staccare. Non solo le gambe, ma anche le braccia. Praticamente tutto si può staccare in questi modelli della Orion. Ma torniamo a Gundam. Sì, perché Gundam, oltre allo scudo sparante, ha una piccola spadina, che però non saprei dirvi dove si possa incastrare, perché nelle mani non ci sta, non hanno i buchi, e nell'incastro del braccio, che vedete è sempre vuoto, non ci sta sicuramente. Comunque c'è la spadina di Gundam, però vedete anche voi che qui c'è un buco. Ma il Gundam non ha dei cannoni, effettivamente no, però il Gundam nella serie animata sapete bene che usa un bazooka, e allora gli hanno messo un piccolo bazooka con l'incastro da mettere qua, in questa maniera. Ed ecco che Gundam ha un piccolo, piccolissimo bazooka. Niente di che, veramente molto, molto piccolo. Inoltre ha anche una piccola pistola. Una piccola pistola che, secondo
quello che dicono le istruzioni, si dovrebbe incastrare al posto della mano, in questa maniera. Esatto, sì, diciamo che è il fucile che si dovrebbe incastrare in questa maniera qua. Insomma, niente di eclatante, sono proprio giocattolini molto piccoli. Dotazione, due missili gialli di questi qua piccolini che vengono sparati. Esattamente come il Gun Tank. Infatti, invece nel Gun Cannon i due missili piccolini non ci sono, ci sono solamente due missili grandi, appunto. Quelli che usa per il bazooka. Ok, e questi sono i nostri tre mobile suit della federazione by Orion. Ma ce n'è anche un quarto, almeno in verità ce ne sono di più di questi piccoletti qua. Ma io di questa serie ho solamente questo Gundam. Totalmente, completamente in metallo. L'unico movimento che fa è questo. Tira su le braccia. Per il resto è un pezzo di ferro. Quindi, ecco qua tutti i nostri Mobile Suit. E con anche una piccola versione speciale.
Come on.